Vediamo ora come creare con Flash la nostra prima animazione che prende il nome di interpolazione di movimento. Dopo aver fatto due clic sull'icona rossa di Flash, facciamo un clic su Crea nuovo documento Flash. A questo punto utilizziamo la nostra scena, cioè l'area di lavoro bianca. Un clic sullo strumento ovale, per esempio, assicuriamoci che sia senza bordo, casellina bianca con la sbarra rossa di traverso. Clicchiamo sul secchiello per prendere, per esempio, un bel blu. Andiamo sul nostro foglio, disegniamo con il tasto sinistro premuto un ovale. Perfetto. A questo punto, linea del tempo, quindi fotogrammi. Andiamo sul fotogramma numero 10 con un clic, tasto destro del mouse, inserisci fotogramma chiave con il tasto sinistro. Prendiamo la nostra freccia di flash, lo strumento selezione. Andiamo a fare un clic sul nostro cerchio, tenendo premuto il tasto sinistro lo mettiamo in un'altra posizione rispetto alla precedente. Clicchiamo sul fotogramma 20, tasto destro del mouse, inserisci fotogramma chiave, prendiamo la nostra freccina di flash, tasto sinistro premuto sull'ovale, lo mettiamo in un'altra posizione e ancora clic sul fotogramma 30, tasto destro, inserisci fotogramma chiave, la nostra freccia di flash, tasto sinistro premuto e lo mettiamo in una terza posizione. A questo punto abbiamo tre intervalli grigi in alto. Facciamo un clic col tasto destro in un punto qualsiasi del primo intervallo e facciamo un clic con il tasto sinistro su Crea interpolazione di movimento. Ancora una volta tasto destro sul secondo intervallo grigio in un punto qualsiasi e un clic tasto sinistro su Crea interpolazione di movimento ed ancora terzo intervallo grigio, tasto destro in un punto qualunque, tasto sinistro su Crea interpolazione di movimento. Ecco, abbiamo creato la nostra prima animazione. Siamo curiosi di vedere cosa abbiamo ottenuto? Andiamo a fare un clic sul pallino proprio sotto il numero 1, premiamo il tasto invio della tastiera e voilà! Ecco la nostra prima sfera che rimbalza.